Perché l'hanno preso? L'abbiamo già detto prima, abbiamo usato il termine interfaccia. Serviva qualunque una persona, servono le persone. Vi ricordate il film L'uomo che parlava con le capre, giusto? Sì. Dialogava, parlava. E quelli sono i servizi che prendono, parliamo di servizi militari, che prendono le persone con poteri speciali, con facoltà speciali. E gliele fanno anche sviluppare, sono quelle capacità che noi abbiamo, sono integrate nell'essenza dell'essere umano, sin dalla nascita, poi le perdiamo progressivamente, no? A causa di tante cose che non dire che siamo Che ci diventati, addormentano, ci addormentano, no? Ci addormentano, cioè le cose che facciamo, non che c'è qualcuno che ci addormenta, ma ci no? sono delle cose che siamo portati a fare che ci Ma addormentano io direi anche. che purtroppo posso usare dei termini un po' scurrili, cioè è un processo di rincoglionimento dell'individuo che noi stiamo vedendo giorno per giorno, perdiamo il seme della coscienza, non c'è più negli individui che accettano passivamente tutto quello che gli venga detto ed è un conto. I bambini non sono così, se li obblighi a fare una cosa, perdono la loro facoltà cognitiva superiore rispetto a noi. La perdono perché tu gliela stai impedendo di svilupparla. E questa è una cosa un po' bruttina. A Michael non gliel'hanno impedita, gliel'hanno moltiplicata per 3.000 volte perché l'hanno usato come L'hanno usato, interfaccia certo. per parlare con gli Con gli alieni. alieni, sì. Interfaccia Sì. telepatico, perché io non posso comunicare con gli alieni a parole. Perché queste cose non le sappiamo. Perché queste cose le sappiamo perché noi dobbiamo sapere. Perché non vogliono che noi le sappiamo. Però, infatti, l'arte, quella pittorica, anche la scultura, se tu vuoi, con tutti i misteri, tu dimmi quale può essere il critico che ha ancora capito che cosa voleva dire Caravaggio nelle sue opere, o non so, Bosch. Io ho visto delle lezioni magistralis su Bosch che per riuscire a capire il giardino delle delizie che cosa sta dicendo, andatelo a vedere, che boh, chi lo sa, c'è alchimia, esoterismo, astrologia, magia, c'è di tutto, tutte le arti le più aperte, le più Che non si insegnano a scuola. che non Tutte ti insegnano, che non, brava, che non, quelle che non si quelle insegnano. che non si insegnano a scuola sono le arti che danno realmente la capacità di organizzare la nostra vita diversamente, il nostro rapportarci con la vita diversamente. Ma la cosa che mi dispiace poi, cioè, provoca proprio un dolore interiore, è il fatto che vengano diffamate certe persone. Oltre che io prima stavo scherzando, dicevo mi chiudono il canale, ma c'è gente che ha perso, cioè, ha rischiato e ha perso anche la vita, la carriera, la dignità, diciamo, per entrare in un certo tipo Senti, di. tutti corriamo dei rischi No, nella quindi vita, voglio eh? dire, evidentemente c'è una verità che spinge, perché chi ce lo fa fare, no? Cioè, voglio dire, non è Quel chi che. ce lo fa fare, ti ho già risposto, tutti corriamo dei rischi. Nel mio lavoro di editor, di italiano o di inglese, ogni parola, ogni frase va studiata 30 volte per renderla intellegibile, anche se è la cosa più complicata. E quindi la devi rileggere tante volte e devi capire qual è il termine più giusto da usare in quel momento. Il che vuol dire che la cosa peggiore che possa capitare ad un editor, che è il mio lavoro, è quello di editare i propri libri. È terribile. E a proposito dei libri passiamo a un altro, perché di Ok. questo, cioè, se, io continuerei a parlare anche di questo, però non lo so, Se cioè, vuoi allora se ti guarda, viene ci un'altra sono, domanda su sì, no, Michael, non io ci sono problemi, tanto. Ah, una cosa che voglio dire sì. io su Michael, Michael è sempre con noi.
sempre, non c'è un momento che mi lascia. Lui mi dà la possibilità di parlare, mi dà questa possibilità. Tu mi hai detto è una memoria notevole. No, non è memoria, è un'altra cosa. Non lo so, non lo so, ma è un'altra cosa. Non è memoria. Nel libro, attenzione, Rock Memories non vuol dire le memorie di Baiada che sei rimbambito e a 70 anni hai deciso di scrivere le sue memorie. No, no, sono il ricordo. Il rock non si deve vivere attraverso la memoria, ma il ricordo di quello che sei e che sei adesso. Cioè, quindi, come insegnava lui, ti ricordi che cosa diceva sempre? A che cosa dovevamo puntare? Non a guardare al futuro, al passato o al presente, guardare al per sempre. Lui diceva il per sempre è quello che dura. Ogni nostro gesto, ogni nostra azione è legata al per sempre. Il per sempre è nell'infinito della nostra esistenza, è nel momento stesso in cui noi respiriamo. È il per sempre. Infatti siamo entità destinate a vivere per sempre. Nel per sempre, non per sempre perché sappiamo che l'involucro fisico ha delle piccole problematiche. Però molta gente dice voglio stare con i piedi per terra senza tener conto che appunto noi non siamo solo un involucro fisico, ma siamo energia che ha varie frequenze vibratorie, tra cui anche quella materiale, ma siamo molto di più. Assolutamente, assolutamente. Il bello di questa nostra conversazione è che stiamo toccando punti con una facilità estrema, secondo me, per tutti, spero, ma nello stesso tempo stiamo dicendo delle cose che appunto non è che si vedano o si sentano tutti i giorni. Mi dispiace che per esempio la televisione italiana sia praticamente del tutto inacidita, sia su argomenti brutti. Non si è fatto che parlare di determinate cose nell'arco dei due anni, degli ultimi due anni, e a tutt'oggi, e dobbiamo vivere nella paura, e dobbiamo stare, ma insomma, come ho già detto prima, good vibrations, no? Le buone vibrazioni. Quindi rock, quindi... Allora, questo è il primo volume, poi tu ne stai per scrivere un altro o l'hai già scritto? Secondo volume ci sto lavorando. Sto raccogliendo quello che sono gli argomenti che ho... No, gli argomenti, tutti gli articoli, tutti, no. Allora, qui da 120-130 articoli ne ho ripresi 50. Sul prossimo libro... dagli articoli scritti fra il 1970 fine 74 all'88 penso che chiuderò così, poi vedremo se no c'è un terzo volume, poi spiego di che cosa si tratta. Bene, bene. Sì. Va bene, quindi ti aspettiamo anche qui con i prossimi volumi, però vorrei concludere invece con quest'altro libro. No. Intanto dopo, vorrei concludere. Ti era venuta qualcosa? Sì, sì. Michael, ti avevo dimenticato che? No, più che altro il discorso sugli alieni, in questo specifico. Sui nordici. Avevamo lasciato un po' in sospeso questo, perché il fatto che ci sono varie tipologie. Come no?